Quella è la fontana di Piazza della Repubblica, giusto? O Piazza delle Sedra. All'epoca. All'epoca. E perché siamo a Piazza della Repubblica o Piazza delle Sedra? Groucho non paga il biglietto per i Guardiani della Galassia. Infatti, d'altronde non è un... Come si può vedere, questo è il cinema in cui abbiamo visto i Guardiani della Galassia. Non parla di una storia terrestre. E quindi noi non paghiamo il biglietto. E quindi non si paga. Abbiamo gli occhiali perché il film è in... È in 3D e faremo non una video recensione, ma il 12% di una video recensione. Di una video recensione, qui adesso stoppo. Stoppa tra poco. Allora, io mi tolgo gli occhiali, se non vedo una fava, e cominciamo subito. Io li tengo. Bravo, tu puoi, io no perché ce li ho già, quindi mi incasinano. Erano, 10 anni, 12 anni che non vedevo un film Marvel del genere? Sì, veramente complimenti, io non mi divertivo così tanto da un film di Star Wars. Io non provavo il brividino per un, diciamo, blockbuster dai tempi del Ritorno del Re. Quindi so, 11 anni tipo. Io Star Trek di J.J. Abrams lo salverei perché no, mi piace non poco. È bello. Però qui stiamo su quei livelli. Esatto, allora, diciamo che innanzitutto è come se fosse un grande inno al pop. Cioè, parte ovviamente dalla musica pop. Grande colonna sonora. Grandissima colonna sonora. Arriva al cinema pop e non può fare a meno di riesumare appunto i Lucas, il cinema non solo di Spielberg ma proprio quello dell'Amblin, per cui Joe Dante, Navigator, quella roba che ci ha formato da bambini. Ma la bellezza è che non è un film nostalgico. No, anzi, si ripropone verso il futuro. Ed è una... E dove riesce, dicevamo con un mio vicino mentre vediamo il film, che quello che riesce a fare, quello che non riesce a nessun altro dei film della Marvel, per un semplice motivo, che non è un film di supereroi, è fantascienza allo stato brado. Fantascienza, astronavi, citazioni, alcuni personaggi leggendari, tipo io sono Groot. Groot è un personaggio... Ma ecco, un'altra cosa, quando uno vede un film del genere, non solo della Marvel, un blockbuster qualunque, il vero problema è che se magari il protagonista è fico, però tutto intorno ci sono delle figurine di cartapesta. No, qui sono tutti fighi. Sono tutti fighi, tutti i personaggi sono... E non solo fighi, ma ti appassioni, gli vuoi bene, li vorresti abbracciare in ogni minuto. Pure, sì. Pure gli infami, tipo c'è un Michael Rooker fantastico vestito di blu, gli vuoi bene. Gli vuoi bene, vuoi bene al procione parlante, vuoi bene a Star-Lord, vuoi molto bene all'Afi, Zoe Saldana. A Zoe Saldana vuoi benissimo. Vuoi benissimo. E qual è il... cioè perché questa cosa ci è sono alcune riprese di Zoe Saldana. Che però siccome è in 3D, è oscurato, non si vede bene. Diciamo che se ve lo vedete in 2D potete notare meglio, dei particolari meglio. Meglio. E qual è il pregio di aver fatto dei personaggi così belli, di averli resi così vivi? È che poi, dentro questo affetto, tu provi, tu autore, tu regista, provi anche affetto verso la storia e quindi, per transizione, anche lo spettatore è provato. Cioè, c'è, ok, l'avventura, c'è lo spettacolo, ma c'è quel briciolo di emozione che ai blockbuster, ai film pop, mancava da anni. In un certo senso è come se fosse una sorta di critica verso un certo tipo di pop contemporaneo e inno al grande pop che ha fatto la storia del cinema. Infatti questo è un attacco totale agli Avengers, che devono stare molto attenti perché è lo stesso pianeta Marvel, e a mio giudizio questi Guardiani della Galassia come prodotto, come opera di intrattenimento sono superiori agli Avengers. Ma poi ecco, anche perché nascono da lì in un certo senso, cioè il tipo di immaginario tra fantascienza, western e commedia è quello che Joss Whedon ha messo in scena con Firefly prima nella serie e Serenity poi nel film, e poi come dicevamo c'è Lucas, cioè c'è il meglio del pop degli ultimi 20-30 anni condensati in un film che davvero può diventare il pop del futuro, il pop per le nuove generazioni. Scritto benissimo, diretto bene, attori fantastici, ci si diverte, si ride, poi si piange in alcuni momenti. C'è tutto quello che voi potreste volere da un film del genere. E poi anche, pensavo, no? Si ride, tu dicevi. Tanto. Anche negli altri film prima, anche negli altri film Marvel, anche in blockbuster si ridacchia. Solo che lì è un, come dire, è un umorismo preso per far, per accalappiare come specchietto per la lotere. Sì. Qui è proprio anche l'essenza, c'è quello spirito lì della serie
Ma chi se ne frega, è lo spirito, non so, a me viene in mente Peckinpah, pensa dove arriva. E ti dirò di più sulla risata, negli Avengers è sempre, questa risata parte da alcuni personaggi specifici come Iron Man, sì. Tony Stark, qui invece bene o male tutti i personaggi riescono a far ridere, perché, e non è poco. Perché hai creato un mondo, un immaginario che si fonda su quella mitologia lì, quella del, tra virgolette, cazzeggio però allo stato migliore. Io a questo punto aspetto la risposta di Avengers, degli Avengers che arriveranno tra poco con The Avengers 2, no? In maggio 2015, se non sbaglio. Secondo me però il limite è che lì ci sono i supereroi, cioè io penso i film che hanno funzionato questi anni sono i film in cui il supereroe non c'entra, penso X-Men non è un film di supereroi benché loro abbiano dei superpoteri. Capitan America 2 è un film di spionaggio. Sì, sono d'accordo con te su questo aspetto. Iron Man 3 è arma letale. Sono d'accordo, funziona. Sono d'accordo, e aggiungo anche che qua una cosa che avevi detto tu prima e io rincaro la dose, c'è la sensazione veramente che tu riesci quasi a sentirti, riesci a immedesimarti in alcuni dei personaggi, sì, di quest'opera, invece con The Avengers è più difficile perché come fai a immedesimarti in Capitan America o Thor? E poi dopo The Avengers tu eri sazio, cioè c'era la buffata dello spettacolone di 2 ore e 20. Io qui c'ho voglia di entrare a rivederlo. Eh sì, oppure quando esce il 2, esatto, dei Guardiani della Galassia? Il film esce il 22 ottobre. Soprattutto per Gamora. Io penso che me lo vada a rivedere. Per Gamora. Ma non solo, anche per Gamora. Non per Rocket Raccoon. No. Non per Zoe Saldana. Non per il finale dopo titoli di coda in cui viene resumato un personaggio che è fuoco e fiamme. Uno che voi vi siete dimenticati, ma noi che abbiamo 30 anni no. Abbiamo 30 anni. Abbiamo 30 anni. E non ce lo siamo dimenticato. E poi per esempio cioè, a me c'è una scena, la scena clou nel finale, in cui a un certo punto basta il cambio di sguardo dei quattro personaggi, oh, e io avevo i brividi. Anch'io avevo i brividi, e oltre ai brividi mi sembra di aver visto da qualche parte anche Benicio del Toro. Sì, c'era anche Benicio del Cameo Toro. Cameo di Benicio del Toro. Vi avrò messo prima anche il link al mio vecchio video della Marvel, sulla Marvel, in cui dico delle cose che qui ribadisco al contrario. Bello speciale, guardate. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo biglietto non pagato. Sì, perché a volte paghiamo, a volte no. Dipende se ci va di fare i Guardiani della Galassia anche a noi.